Come sempre in un pasticcio ritroviamo Franco e Ciccio. Ciccio passa giorni tristi nel fortino dei sudisti. Mentre c'è la secessione, Franco bussa a quel portone e finisce in un pasticcio tra quel Franco con quel Ciccio. Pronto? Il comando superiore, qui il sesto distaccamento. Sì, tutti gli uomini sono caduti in un'imboscata. Sono rimasto solo. Prevedo un attacco del nemico di quelle sporche giacche blu. Sì, prevedo un attacco in massa. Che devo fare? Come? Ma il nemico è alle porte! Ci sono! Salutatemi, mio cognato! Avanti! Buongiorno a tutti! C'è una camera libera, possibilmente con bagno. Sono di passaggio, vorrei riposarmi. Una divisa grigia! Il grigio sta sott'otto. Sei del sud? Terrone, terronissimo sono! E allora, attenti! Perché che c'è uno scalino? Ma che scalino? Attenti! No, lasciami finire! Attenti! Senti! Dicevo attenti quando sei davanti al tuo generale. E chi è? Io! Ah! Parola! No, no, non c'è bisogno, ci credo. No, dico parola! Ah, sì! E io mi prendo il piatto. Ma che... Lei dice parola, io dico chip... E mi prendo il piatto. Il gioco è gioco. Parola d'ordine, la sai? No. Ah, allora sei una spia e io ti ammazzo. No, 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 no. Ma come se ne permette? Ma come uno viene qui, chiede ospitalità e si trova davanti uno che lo vuole ammazzare? Non facciamo tremare. Gioco di pistola. Non tremare. Un vero soldato non deve tremare. Ma io sono... Deve saper morire dignitosamente. Io sono senza dignità, ecco. Sei veterano? Perché si senta male? Che? Dica 36. E che c'entra? E tre ce li metto io. No, dico che c'entra perché... E lei ha detto se ci vuole un veterinario. Veterano, veterano! Sei un vecchio soldato o sei, diciamo, da poco arrivato? Ah. Da quanto tempo sei sotto le armi? Ah, ecco, dunque un peccetè, un peccetè, un peccetè. 7, 4, 22 e 36. Insomma, che oggi che giorno è? Sabato. Ah, ecco, da lunedì. Lunedì scorso? No, lunedì prossimo. Sì, ecco la cartolina rossa. Mi devo presentare al reggimento. Avanti, zo. Ecco perché non sapevi la parola d'ordine. Sei nuovo. Sì, non sono stato ancora usato. No, no, dico sei nuovo, sei arrivato adesso. Sono arrivato adesso. Bene, figliolo. Papà! Ma papà! Non sono tuo padre! Non ho mai conosciuto mio padre, lei mi capisce. Bene, figliolo. Allora me ne vado. Dove vai, pazzo? Dove vai? Come me vado? Ma non sai che la zona è piena di quelle sporche giacche blu? Benissimo, faremo società, apriremo una lavanderia e laveremo tutte, guadagneremo soldi a palate. Ma che lavanderia e stileria, ci mettiamo a fare i lavandai, eh? Insomma. Piuttosto ho bisogno delle canottiere pulite. Beh, ho bisogno dei rinforzi ben armati. Quindi, caro figliolo, tu rimarrai con me. Papà sì. Papà no. Papà, dimmi sì. Signor sì. Signor sì. Come hai detto? Signor sì. Questo accento è un po' strano. Ha. Missouri? 1,74, senza tacchi. Con i tacchi, 1,50. Non mi hai capito, figliolo. Dico Missouri, Louisiana. Di che sei? Sei della Columbia? Mezzo Golden Mile. C'ho un contratto, devo girare un film con John Wayne. Lui spara e io muoio all'inizio. Le resate. Papà! Oh, mi hai colpito! Va bene, ho capito, figliolo, oh. Va bene, ho capito! Da oggi in poi hai un contratto con l'esercito! Ma no, perché girano un film? Giriamo un film? Ma che giriamo un film? L'esercito! Prendimi le cannocchiale! Che? È un ordine, prendi il cannocchiale! Come si chiama? Non ti interessa. Suppongo che sei un po' crudo, diciamo. Sì, sei un po' inesperto, non hai istruzione militare, vero? Eh beh, sono in... come si dice? Anarma beta. Analfabeta? Senza armi. Ah, non conosci le armi? Bene, non ti insegnerò io. Incomincerò con una domandina molto facile. Supponiamo che ti smarrisci in un bosco. Ah, la sola conosco! Che occhioni grandi che hai!
per vederti meglio. Che braccia lunghe che hai per abbracciarti meglio. Che bocca grande che hai per mangiarti meglio. Ma cosa fai? Stai fermo! Cos'è questa storia? Capuccetto rosso, con il lupo a petto cattivo. Ti dicevo, supponiamo che ti smarrisci in un bosco. Ad un tratto ti accorgi di trovarti in un campo di nordisti. Che fai? Che faccio, generale? Che fai? Siamo uomini, che faccio? Che afferro la svedese. La svedese? Eh sì. E dove la trovi la svedese? Nel campo dei nudisti. No, nudisti, nordisti, nordisti. Ah, scusi l'equinozio. Passiamo ad altro. Apri quella cassa, sai cosa c'è dentro? I biscotti. No. I grissini. No. Che ci c'è? Sono i fucili da montare. Fucile. Al mio ordine mi darai quello che ti chiedo, stai bene attento, eh? Signor sì. Guarda che questo è un esame importante. Signor sì. Dammi un calcio. Posso? Sì, è un ordine. Ma cosa fai? Cosa fai? E gli ordini non si discutono, mi scusi. Dammi un calcio, il calcio del fucile, prendilo. Ah, il fucile. Che bello, ultimo modello. Sì, vedi, questo è il calcio. Ah, questo è il calcio. Bene. Adesso che sai cos'è il calcio, cercami un cane. Posso chiedere cosa stai facendo? Faccio il cane per avvicinare un altro cane. No, no, ho detto cercami un cane, ma non un quadrupede. Questo è il cane, questo, guarda. Questo è il cane? Sì. Così piccolo? Sì. Di ferro? Sì. Stanno cambiando il mondo. Stanno cambiando il mondo. Ma una rosa di sera non diventa mai nera. Abramo Lincoln? Gio le cinguette! La 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 la! Va bene, la la la! Ho capito, va bene, va bene! Ho capito, adesso che sai cos'è il cane, per concludere ci vorrebbe un grilletto! Ce l'ho io! Grilletto? Sono fornito, ecco! Conosce tutta la Traviata, la canta a memoria! Posso chiederti cosa ci fai in giro con un grilletto in gabbia? Perché l'elefante non c'entrava. E poi sa perché porto il grilletto sempre appresso? Sì. Perché la buon'anima di mio nonno mi disse: quando vai nel Texasso, ricordati, metti il dito sempre nel grilletto. Va bene, ho capito. Non ti preoccupare, figliolo. Faremo e farai molta carriera, va bene? Grazie. Oh, adesso stai attento a quello che ti dico. Mi dica. Io ho un piano. E io una fisarmonica. Cosa mi dico? Un piano di guerra, no? Ah, piano di guerra. Ho un piano di questo genere, ascoltami bene. Io l'ascolto, oh, papà. Ma io non sono tuo padre, va bene? Papà. Ma non te lo devo più ripetere, è chiaro? Oh, soprassediamo. Eccomi qua. Ah, cos'è? Mamma mia. Ecco. Oh. Yeah, gamba, le gambe. Che c'è? Che gamba è? Aspetta, non si preoccupi. Ma perché? Il cappello. Ma ecco il cappello, io lo prendo io. Ma scusa. Ho detto soprassediamo, noi in questo genere, va bene? Va bene. Lei, che c'è? Ti dicevo che è un piano. Che? Zitto. Questo rumore non mi è nuovo. Sai cos'è? Certo che lo so, la festa di Piedigrotta. No, i giochi pirotecnici, questi napoletani. Sono i nemici. Quali? Ci siamo. Ci siamo. Ma non ci prenderete mai! È inutile che ci attaccate! Venderemo cara la vostra pelle! Io non vendo! È incredibile, figlio. Mi devo scusare. È incredibile, figliolo. Con tanta carriera militare non ho mai incontrato un pazzo come te. Lei mi deve scusare. E dire che ho fatto molte campagne, sai. Che cosa le è successo? Guarda. Perché c'è il guanto nero? Guarda qui. Che c'è? Fronte del generale Custer. Ah, meravigliosa. Meravigliosa. La sostituzione. Bellissima. Non sembra neanche la fronte del generale Custer. No. Sembra la sua, spiccicata, due gocce d'acqua, precisa. No, fronte del generale, fronte trincea, prima linea. Ah, capisco. Guarda questa mano. La vedo, è nera.
L'ho perduta a Forte Alamo. La gamba l'ho perduta a Forte Apache. Ah, però lei è distratto. Lì si perde una mano, là si perde una gamba. Va a finire che una sera tornano solamente i baffi a casa. Lei deve fare attenzione. Zitto. Che c'è? Zitto. Chi è? Che succede qualcosa? Mamma mia. Chi è? Ho sentito una tromba. Sì. Chi sarà? Aspetta, zitto. È la tromba, sì? Sì. È proprio lei? Sì. Sai chi è? Nene Rosso. Ma no, sai chi è? Non lo so. È il settimo cavalleggero nordisti. Ah, sì. Tu non sai cos'è la cavalleria all'opera. Non l'hai mai certo vista? Certo che lo so, signor generale papà. Certo che lo so. Io l'ho vista la cavalleria all'opera. Sì. Olera cai di latti la camisa, se il rosso bionato. No! Rigoletto, terzo atto, interno 11. No, non l'ho mai vista te. Mamma mia, che succede? Non ci prenderete, vigliacchi! Sporche giacche blu, lavatevi! Lavatevi! Che mi fai dire? Lavatevi! Sai cosa fanno i nordisti ai prigionieri? Non li so. Ammazzano! Mamma mia! Ma noi non ci faremo ammazzare. Noi non ci faremo. E sai perché? Che non lo so. Perché prima io ammazzo te e poi mi sparo io. Hai un'altra soluzione? Certo che ce l'ho! Non sarebbe meglio se prima lei si ammazza e quando si vede morto spara me? No, 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 non mi conviene così. Generale! Chi è? Lo sappiamo che siete soltanto in due! Anche noi lo sappiamo! Non ci arrenderemo mai! E poi sono tutte di serie! Noi non siamo in due! Siamo 300! Giovani e forti! E non siamo ancora morti! E ora vedrete quello che vi accadrà! Perché noi siamo preparati! Scappate! Finché siete ancora in tempo! Carico! Presto, comandante Stig, correte! Preparati col vostro manipolo! Avanti! Forza, soldati! Avanti! 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 Fuoco! Si ritirano! Fuoco! 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 Ferito! No! Vuole dell'acqua! No, bravo! Beva! Si ritirano, sai! Si ritirano! Bravo figliolo! Abbracciami! Papà! Non sono tuo padre! Papà! Non sono tuo padre, mettetelo bene in mente! Va bene, però... Generale... Sì? Siccome io il papà non l'ho mai avuto... Sì? Vorrei una sola soddisfazione. Dimmi. Me lo consente? Sì. La posso chiamare Babbo. Ma è la stessa cosa. Ci sono due B. Babbo. No. Comunque devo segnalarti a comando per una promozione. Vabbè. Bravo. Grazie. Come ti chiami, figliolo? Victor Macchilachi. Vicky. Come hai detto? Victor Macchilachi. Sei sposato? Con Rosalia Macchi. Vedova Pollace? Sì. Abitavi alla quinta strada? Sì. Papà! Figlio! Papà! Figlio! Figlio!